volevo fare. C'è qualcun altro? Guarda, se mi sono collegata con Fabio Ferri posso ben pure togliermi le scarpe. Sì. Ale. Andiamo, pubblicità! Pubblicità! Aiuto! Scopri, stiamo raggiungendo dei livelli. Guarda, so anche quanto porta di piedi Danny Mendez. Ah, sì. 40, che fette c'hai? È una bella fettona. Una fettone. Di piedi. Ma tu quanto, scusami? 38. 38. G-Max è svenuto nel frattempo. G-Max e sai Marco che non ho mai capito questa storia dei feticisti dei piedi. A te, Danny, che cosa ti chiedono in particolare? Cioè, sai di essere più apprezzata per quale parte del corpo? Per i piedi o per... per i piedi o per il cervello, ecco. Per i piedi o per il cervello? No, ecco. Guarda, ci sono delle persone che io guardandoti scrivono... così direi per le gambe, non che per lo stacco de coscia. Dice, però lo stacco de coscia. Vabbè, insomma, non mi posso lamentare. Claro. Di solito mi chiedono sia per i piedi, ma soprattutto anche per le scarpe che si porta, perché il piede non è soltanto il piede in sé, ma anche il tipo di scarpe che si porta, perché c'è anche quelli che amano le scarpe, appunto, un po' di cose varie. Io non sono una... Senti, io ti avevo votato all'epoca Miss Italia. Quanti secoli sono passati? Preistorici nel 1996. Come si chiama quel bel ragazzo in prima fila con la maglia blu senza maniche? Ditegli che non posso dirti tutto quello che dice. Francesca, come ti chiami? Magister. Sorrentino. L'amico di famiglia, ma l'avete visto? L'amico di famiglia, l'avete visto? L'avete visto? Un film straordinario. L'avete visto? Giacomo.